E cari amici, ci siamo, è uscito il trailer che ovviamente, come sapete, vi anticipo, non è il gameplay, quindi quello che avete visto e le immagini qua che vedremo non sono il gioco reale, ovviamente è un trailer, diciamo, cinematografico proprio per sponsorizzare al massimo il loro prodotto. Però abbiamo visto cose carine, cose interessanti e ovviamente hanno buttato dentro degli spunti, hanno fatto vedere dei mezzi, hanno fatto vedere delle colture, sì, perché abbiamo visto anche i vigneti, ragazzi. Oltre ai mezzi visti, Massey Ferguson, Class, abbiamo visto anche la ragazza lì che faceva colonna e l'uomo invece che faceva manutenzione. Ne abbiamo visti di tutto e di più. Vedremo poi, ad esempio, anche se questa parte, diciamo, di manutenzione sarà magari legata a qualcosa in più, non si sa, però ripeto, da questo e da altre immagini che sono girate, che analizzeremo fra un attimo alla fine di questo trailer, si è potuto vedere infatti appunto che hanno confermato diverse cose. E vabbè, la season che si sapeva, ha mostrato il Massey Ferguson spalare la neve, ha mostrato un Case impegnato con una 15 in semina, e quindi tante cose. Ripeto, è sempre solo un cinematografico, è, come dire, anche gasa un po', fa crescere l'hype, non è il gameplay, ripeto, non è il gameplay, però quello che ha mostrato farà, come dire, fede a cosa ci sarà poi nel gioco. Quindi siamo fiduciosi, siamo contenti, lo spero anche voi. C'è una data, 22 novembre di quest'anno, quindi 22 novembre 2021, ed è confermato, i nostri sospetti insomma erano confermati. Quindi detto questo, cari ragazzi, non mi resta altro che aggiungere una piccola parte a questo video di un'immagine che ho trovato su uno store, quello della Microsoft, tanto per la cronaca, che mostra il solito artwork che sarà lo sfondo anche del gioco, molto probabilmente, nonché la copertina di Farming. Detto questo, vi lascio a quella parte lì e poi ovviamente ai saluti. Ed eccoci qua, ragazzi, con quest'artwork trovato in rete, ma soprattutto con le immagini che vi mostrerò adesso, che Giants ha passato ai loro partner. La più attesa, forse la più novità, proprio diciamo così, i vigneti. Cari miei, sì, ci sono i vigneti, e probabilmente col discorso produzioni, catene di produzioni, come abbiamo visto frumento che da farina che da pane, anche stavolta c'è il discorso uva vino, no? Quindi è tutto legato a queste produzioni e assumono, come dire, già più importanza e anche più interesse, secondo me. Da notare comunque che non hanno aggiunto solo i vigneti, ma anche gli olivi. Quindi da lì ovviamente parte un'altra produzione, olive, olio. Quindi ragazzi, qua hanno abbastanza, come dire, stravolto il gioco, e in bene ovviamente, perché le produzioni ad alcuni potevano non interessare, ma almeno con la loro scusa abbiamo guadagnato, diciamo, delle colture nuove. Dopo, se uno vuole fare le produzioni è un discorso, però intanto abbiamo i vigneti, gli oliveti e nuova cultura, anche il sorgo, che sul loro blog lo indicano come un alimento salutare, eccetera. Quindi quello sarà un'aggiunta al classico frumento, orzo, eccetera, tutto quello che c'è, ci sarà anche lui come nuova aggiunta. Quindi sono tre novità veramente, veramente interessanti, ragazzi. Ovviamente nel blog c'è scritto tutto, potete andare a leggere, anzi dovete andare a leggere, confrontate ciò che vi ho detto io, ciò che sentite in giro, informatevi e guardate. Questo è solo appunto un video ovviamente informativo, poi tutto il materiale per forza di cose viene da Giants e lì è la fonte certa. E finalmente abbiamo anche una data, quindi il 22 novembre del 2021, quindi alla fine di quest'anno. Vediamo quale copie sono già disponibili, pre-order per le copie digitali, per le copie fisiche teoricamente manca ancora qualcosa, e vediamo già un primo prezzo, 39,99 per la copia digitale appunto. Detto questo,
sapete dove trovarmi, se volete preordinarla c'è il mio codice partner della Giants, appunto Nico87. E nulla, ci vediamo nei prossimi video con le prossime informazioni. Ditemi anche voi la vostra, di cosa ne pensate, se siete appunto soddisfatti o meno di questo Farming 22. Detto questo, ciao a tutti ovviamente e fai bravi!